Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti. Io sono qui a mettere sotto torchio, naturalmente sto scherzando, la professoressa che ci onora della sua presenza. Non ha bisogno di presentazione perché conosciamo il suo impegno nel campo agroalimentare. Vittorio Filì ha svuotato un po' quello che avrei dovuto dire, perché è così bravo che mi ha rubato il cuore, molto più bravo di me. Comunque, il nocciolo della questione, cercheremo di mettere sotto la lente le fregnacce, le bufale che si dicono. Io non sono qui per parlare bene della carta stampata, perché noi commettiamo moltissimi errori e di cretinate ne scriviamo anche noi in misura generosa, però devo dire che le cose che si leggono e si vedono, visto che ci sono anche i video in internet, superano qualsiasi, non hanno il timore di alcuna partita con la carta stampata. Per esempio, mi è capitato un medico, un mio caro amico, si è rivolto qualche tempo fa a me per un titolo che aveva letto su un giornale: aspirina killer, perché un uomo era morto dopo aver assunto una aspirina. Ma non si può creare un nesso causa-effetto senza andare prima a parlare con i farmacologi, con i chimici. Un titolo si fa presto e la penna fa molto male, è un'arma molto potente. Però poi le cose che si leggono su internet sono a dir poco inquietanti. Per esempio, io non voglio adesso togliere il ruolo alla professoressa, ma io le chiederò, fra le altre cose, di chiarire questa cosa che mi fa sorridere, perdonatemi, ma leggere cose di questo genere, qualcuno va dicendo, per speculare sul prezzo del nostro olio, dell'extravergine naturalmente, va dicendo che quello prodotto da olive raccolte da alberi colpiti dalla xylella è dannoso per la salute. Questa gente dovrebbe, se per quanto mi riguarda, essere messa in galera e la chiave dovrebbe essere buttata. Non sto esagerando minimamente. Mi rendo conto che in Italia per andare in galera bisogna avere una buona raccomandazione, perché non si riesce. Comunque, adesso io starei per moltissimo a parlare questo settore. Ricordo soltanto che una gran parte della popolazione pugliese vive attorno è proprio il termine per esprimere tutto quello che gravita attorno a questo pianeta, di quello dell'olivicoltura. Quindi il nostro olio, che qualcuno si permette di criticare, è da sempre utilizzato, adesso un po' meno di prima, per correggere le porcherie degli altri, questo dobbiamo ricordarlo, e siamo stati però noi a prestare il fianco, questo dobbiamo ammetterlo, vendendo il prodotto sfuso. Questo avviene moltissimo per il vino, ma il vino in Puglia adesso sta crescendo, ma non ha la maturità dell'olio, senza dubbio, tranne alcuni prodotti. Le eccellenze ci sono, però sono pochine rispetto al resto d'Italia. Per quanto riguarda l'olio, non prendiamo lezioni da nessuno, anzi, proprio il carattere, la corposità, la struttura e il profumo estremamente decisi consentono di utilizzarlo per correggere le porcherie che non danno di niente. Io ho affrontato moltissime volte le questioni dell'olio ricavato dalle nocciole, soprattutto turche e molte volte marce, spacciato per extravergine di oliva dopo un processo di deodorazione e di colorazione attraverso la clorofilla, in AC dei carabinieri, non in AS, il mucro anticontraffazione, che è presente presso il Ministero della Politica Agricola. Proprio in questa fiera mi chiese di intervenire e spiegarono per quale motivo non si sente, ma comunque la mia voce o il microfono incorporato, mi spiegarono che questo olio
o presunto tale, che non ha nessuna parentela con le olive, viene fatto passare su alcune piastre riscaldate, c'è un processo chimico, la professoressa li comprende molto bene, attraverso il quale poi viene fuori quasi per magia questo posto. Del resto non prendiamoci in giro, com'è possibile che una bottiglia di olio extravergine possa essere venduta al dettaglio, quindi consideriamo perlomeno due passaggi commerciali, a 3 euro, io l'ho vista a 2,50 euro. Allora, mi devono spiegare com'è possibile, visto che ci sono costi vivi, quelli della bottiglia, del tappo e dell'etichetta, oltre al trasporto, che quasi quasi già, no? Arrivano a 2 euro, no? Quindi non prendiamoci in giro. Ora io a questo punto cedo la parola alla professoressa, però vorrei ringraziare moltissimo l'Arbtra che ha voluto cogliere questa occasione per fare un po' di chiarezza, per cercare di dare un contributo affinché la gente, il consumatore, possa non essere disorientato e capire da che parte sta la verità. Ci sono poi fatti oggettivi. Il problema è che la molecola della nocciola è quasi sovrapponibile rispetto a quella dell'oliva e quindi è molto difficile, tranne che con la risonanza magnetica nucleare, strumento molto molto criticato dalle lobby dell'olio per evidenti motivi, insomma, no? ci sono pochi signori che si dividono il mercato mondiale dell'olio e la Spagna detta legge in questo campo qui. Va bene, allora grazie a Lado, grazie a tutti voi e ringrazio la professoressa alla quale cedo la parola. Però brevissimamente, dopodiché la sottopongo io al prego, e grazie. Allora, numerosi spunti di riflessione sono nati dal tuo intervento. Quando sono stata invitata a parlare sull'extravergine di oliva che pizzica, se fa o non fa bene alla salute, l'argomento mi è piaciuto tantissimo, perché in effetti il consumatore dice di voler comprare alimenti salutistici e quando poi si trova davanti al momento di fare effettivamente la scelta reale sembra non sapersi orientare. E allora ho riflettuto, da dove nasce tutta questa confusione sull'amaro, il piccante, le molecole polifenoliche e l'olio che fa bene alla salute? Vi faccio vedere. Guardate, nasce migliaia di anni fa. Infatti sia Ippocrate che Omero lo elogiano come l'oro verde e come la medicina, no? La panacea di tutti i mali. Però dobbiamo fare una riflessione, forse questa mitica reputazione è quella che oggi rovina il mercato. Volete sapere perché vi lancio questa provocazione? Allora, guardate, anche Galeno diceva, grande guaritore, ma che l'olio degli antichi fosse davvero una medicina, secondo voi è mito o è realtà? Secondo me è mito, e qui tiro in ballo, citando il collega Salvatore Camposeo, che ha scritto un bellissimo libro, De Oleo Claro, in cui si ripercorre la storia della produzione di olio. Allora, qui vi ho messo la foto di un antico frantoio ipogeo, e perché ve l'ho messa? Semplicemente per tirare in ballo quelle che erano le caratteristiche di lavorazione dei tempi antichi. Le olive cadevano nel sottosuolo e venivano conservate per lungo tempo all'interno degli ambienti di roccia chiamati sciave. Come le chiamavano? Sì, sciave. Che cos'era la sciava? Praticamente era il corrispettivo della stiva della nave, perché all'interno dei trappeti lavoravano d'inverno i marinai e questo lavoro durava da ottobre fino a giugno. Che cosa significa? Che l'olio che conosciamo oggi rispetto all'olio degli antichi è un alieno, è un perfetto sconosciuto, sia dal punto di vista della composizione che dal punto di vista degli effetti sulla salute.
cosa pensavano i nostri antichi? Che le olive dovessero maturare e riscaldarsi, no? Perché era più facile tirar via l'olio e di fatto, no, l'olio che si andava ad estrarre non aveva le caratteristiche amare e piccanti dell'olio che abbiamo iniziato a produrre solo il secolo scorso. Di questo vi dovete rendere conto, cioè l'olio che noi assaggiamo oggi, i migliori oli, quelli pugliesi, 100 anni fa non erano così, tanto è vero che la pubblicità ha sempre esaltato che cosa? L'olio quando era dolce, no? Vedete, quando io leggo l'olio di oliva delicato, per 50 anni sulla stampa, sulla televisione, veniva esaltata l'assenza di sapore, non il carattere. Perché? Perché i nostri genitori, i nostri nonni conservavano l'olio in recipienti aperti, coperti solo da un telo, perché l'olio appena estratto pizzicava, ma se tu lo facevi maturare l'anno dopo aveva il gusto giusto per la cucina. Quindi iniziamo a sfatare miti e leggende, perché se io vado su internet e trovo 5 milioni di documenti che mi dicono l'olio di oliva fa bene, faccio credere al consumatore che tutti gli oli di oliva, anche extravergini presenti sul mercato, facciano bene. Quindi se io compro l'olio a 2,99 mi fa bene come l'olio che costa 10 euro. Che cosa significa? Che un'informazione indiscriminata fa più male che bene al settore, perché noi dobbiamo dire, attento consumatore, non tutti gli oli fanno bene allo stesso modo. Ora, la domanda è, ma chi ci può dire se l'olio fa davvero bene o meno? Dovete sapere che esiste l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare in Europa, e sapete perché è nata? È nata perché il discorso alimentazione e salute è diventato un business enorme. Per cui ogni tanto vedevamo in televisione lo yogurt che previene l'innalzamento del colesterolo e l'infarto, il biscotto che fa bene alle malattie cardiovascolari, l'insalata che non ti fa venire il tumore. Allora l'Europa ha detto, guardate, qui cadiamo se non c'è una regolamentazione all'interno di un tipo di pubblicità che potrebbe essere ingannevole. Infatti vi ho messo Pinocchio. Allora Alexa cosa ha detto? Dobbiamo chiarire che cosa fa effettivamente bene alla salute. E quindi bisogna capire se nell'alimento c'è una molecola che in una determinata concentrazione ha un effetto salutistico dimostrato da studi scientifici, no? Condivisi e accettabili. E così che cosa ha fatto l'Europa? Nel 2012 ha emanato il regolamento sui claim salutistici. Ma a cosa ci serve questo regolamento? Ci serve in generale nell'industria agroalimentare per capire quali sono alimenti standard e quali sono salutistici, ma nel mondo dell'olio serve proprio a chiarire le confusioni di cui tu avevi parlato. Allora, teniamo presente che innanzitutto l'olio ha una fortuna che altri alimenti non hanno. Nella lunghissima lista dei claim ci sono delle raccomandazioni salutistiche generiche, tipo la vitamina A, ma la vitamina A la posso trovare in tantissimi alimenti, no? Anche nel burro per esempio, ma non lega la molecola a nessuna classe di alimenti. Quando vado a vedere e leggo bene, a un certo punto trovo scritto i polifenoli dell'olio d'oliva, che vuol dire che il legislatore si è accorto di un fatto molto interessante. Se noi leggiamo su internet, che cosa scopriamo? I polifenoli fanno bene alla salute. Tutte le matrici di origine vegetale hanno polifenoli, il vino ha polifenoli, la verdura ha polifenoli, i frutti rossi, fragole, mirtilli hanno polifenoli. Qual è la caratteristica dell'olio di oliva? Che ha delle particolari classi di polifenoli, in cui rientrano l'idrossidirosolo e il tirosolo, che sono due, che sono talmente potenti sotto il profilo della capacità antiossidante che è sufficiente prendere 2 cucchiai di olio al giorno per stare bene. Il vino contiene polifenoli, ma quanti litri di vino dovrei assumere affinché il resveratrolo sia effettivamente presente nella concentrazione salutistica? Quanti chili di frutti rossi dovrei prendere affinché
realizzi l'effetto benefico. Quindi l'olio è l'unico alimento che in piccole dosi ci concede di assumere molecole antiossidanti. Avanti. E cosa sono questi polifenoli? Innanzitutto sono delle molecole che la pianta produce intelligentemente per proteggere il proprio seme. Perché questa caratteristica che noi ritroviamo, amara e piccante nell'olio, nel frutto fa in modo da tenere lontani parecchi parassiti. Poi sono molecole antiossidanti? Proteggono il seme, il DNA, dai raggi ultravioletti solari, no? Perché altrimenti andrebbero ad indurre mutazioni all'interno del seme. Questo che cosa significa? Che la Puglia, che ha un irraggiamento solare molto elevato, fa sì, no, che i frutti dell'olivo accumulino molti polifenoli per proteggere proprio il seme, che è il patrimonio più prezioso per la pianta, perché significa riprodursi. Da qui nasce la fama dell'olio extravergine pugliese di olio che pizzica. E sapete quali sono i vantaggi di questi polifenoli? E che proprio perché pizzicano e sono amari, io posso distinguere un olio fresco da un olio vecchio, un olio di olive raccolte al giusto grado di maturazione da un olio ottenuto da olive sovramature. Allora, a me piace sempre mostrare questa foto. Se io sono al supermercato e guardo le bottiglie, come faccio a sapere che sto comprando un olio di qualità? Mica posso fare tutte le analisi previste dalla legislazione. Pago 5 euro la bottiglia e 300 euro le analisi. Ma io posso ricordarvi una cosa, che attraverso il naso e la bocca ho tutti gli strumenti per riconoscere che cosa, quando un olio è fresco e quando un olio fa bene alla salute. Se io lo assaggio, pizzica e mi fa tossire, significa che queste molecole che proteggono l'olio nel tempo e proteggono il mio corpo sono presenti in, in quantità considerevoli. Senta, professor Smith. Una cosa sola volevo dirle. Sì, riguardo, guardate le pubblicità dell'olio Carli, quanto olio mettono sull'insalata perché è delicato. Noi i nostri oli li possiamo usare col contagocce, perché bastano poche gocce per aggiungere salute e gusto ad un piatto. E questo che fa la differenza, cioè se io compro un olio di qualità, anche pagandolo molto, sfrutto la bottiglia a lungo. Grazie. Grazie a lei. Senta. Sono rimasto particolarmente colpito, ma direi disgustato, per restare in tema, per usare termini molto vicini all'agroalimentare, dalle dichiarazioni di uno chef molto noto in campo nazionale, il quale durante una trasmissione televisiva nazionale, in una fascia oraria molto seguita fra l'altro, affermò che l'olio che pizzica è difettato, è acido. Allora, lei non crede che l'università, ma anche noi, quindi faccio il mia colpa, dovremmo insieme promuovere delle campagne educative per far comprendere al consumatore queste cose? Perché io credo che l'unico strumento sia quello di divulgare la verità, però dimostrandola. Allora io vorrei che lei, per gentilezza, dopo aver risposto a questo, ci illustrasse i motivi, le cause di questo requisito dell'olio, perché pizzica. Certo. Allora, iniziamo per fare una precisazione. Purtroppo questo equivoco dell'olio che pizzica e amaro con l'acidità è molto diffuso, ma dal punto di vista organolettico non c'è niente di più sbagliato, perché l'acidità non è percepibile attraverso il gusto, ma solo attraverso un'analisi chimica. Io e il professor Camposeo qui presente rimanemmo davvero affranti da quella dichiarazione e ci rendemmo conto che nel mondo della ristorazione c'è molta impreparazione sul settore dell'olio e in dibattiti molto lunghi che abbiamo condiviso con il collega Bernardo De Gennaro dicemmo: nel vino che cosa è successo? I ristoratori, i
maître sono stati gli ambasciatori della qualità del prodotto. Dovremmo insegnare proprio agli chef che vanno in televisione, che parlano con i clienti in sala, quali sono le caratteristiche organolettiche di un olio di qualità. Perché il consumatore non ha digerito questo concetto, cioè che se amaro il piccante fa bene, e quindi anche in sala si tende ad utilizzare oli particolarmente delicati, sottraendo all'extravergine il suo ruolo, quello di condire, cioè arricchire di gusto, sapore, profumi il piatto. Per questo motivo abbiamo scelto di fare due short master. Abbiamo fatto uno short master, e vedo dei miei ex alunni qui, orientato ad insegnare agli olivicoltori ad innalzare la quantità di sostanze polifenoliche nella drupa e ai frantoiani a portare queste sostanze polifenoliche in bottiglia. E quest'anno l'abbiamo fatto agli chef e ai responsabili di sala, e abbiamo insegnato a narrare, a raccontare il prodotto, a dire da quali cultivar arriva, da quali territori, quali sono gli abbinamenti ideali tra una cultivar e gli altri ingredienti. E noi riteniamo che proprio questa azione di formazione contrasterà gli effetti dei luoghi comuni che sentiamo purtroppo ancora in televisione e su internet. Magari questo potrebbe essere supportato anche forse dall'azione sinergica degli enti locali o della regione. Mi pare che la regione faccia un po' poco per far conoscere queste cose. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, anzi lo affermo, non è una sensazione, è la verità. Dobbiamo riconoscere. Dovrebbe fare un po' di più agendo però in sinergia con gli esperti, perché se di medicina parlo io non c'è assolutamente niente, se parlo un medico riconosciuto, specializzato eccetera, un'altra cosa. Allora qui si tratta di rispettare le competenze, perché purtroppo in Italia in tutto oggi hanno arrecato i danni che sono sotto gli occhi di tutti. Ognuno, no, l'idraulico fa il cardiochirurgo fa l'ingegnere, eccetera, eccetera. Certo, sono d'accordo col dire che fino a qualche anno fa tutti gli sforzi di comunicazione verso l'esterno della regione si sono particolarmente concentrati sull'olio extravergine. All'inizio di questa nuova governance della regione c'è stato un appello del territorio molto forte a riservare altrettanta attenzione al mondo dell'olio, e io devo dire che ho iniziato a vedere i primi segnali all'ultima fiera del Levante, quando il padiglione 18 è stato la sede di un progetto regionale che si chiama Apulian Lifestyle. È un progetto che vede coinvolto l'assessorato alla salute con quello dell'agricoltura, e chiama come attori un partenariato multidisciplinare sia di ricercatori che di aziende, di enti statali che devono promuovere una conoscenza, quindi una informazione orientata a uno stile di vita sano che vede al centro il principe della dieta mediterranea, l'olio extravergine. Quindi evidentemente l'appello che lei ha fatto prima di me e tutti quelli che abbiamo fatto noi, di cui Benedetto anche è stato protagonista, si stanno facendo notare, e quindi incrociamo le dita e non smettiamo di chiedere interventi da questo punto di vista. Senta, noi pugliesi siamo, lei non è pugliese ma di fatto lo è, di fatto lo è, oh, e quindi lo è. Dunque, a questo punto purtroppo stiamo assistendo a questa eterna discussione della xylella, perché da essere un dramma agricolo è diventato un dramma sociale, perché gli effetti non si limitano, non sono circoscritti alla malattia, lei me lo insegna, ma coinvolgono molti settori, si pensi appunto all'olivicoltura del nord Varese, di quella nobile, oppure anche il commercio, ma si rischia
io ho apprezzato molto le parole che ha detto prima l'assessore quando ha parlato di turismo che deve essere legato all'agroalimentare. Allora si rischia che questa maledetta batteriosi possa avere delle ricadute anche sul piano turistico, perché l'ulivo non è solo l'albero che consente di fare questo prodotto meraviglioso, ma è il simbolo della Puglia. Non può immaginarsi la Puglia senza questo custode del territorio che è l'ulivo. Allora, questa cretinata enorme, io mi vergogno soltanto a ripeterla, ma ne ho accennato prima dell'introduzione. Vogliamo per cortesia dire in maniera autorevole che l'olio ricavato dagli alberi colpiti dalla Xtera non può in nessun modo, ma io non vorrei che lei dicesse solo non può come l'ho detto io, vorrei che lei ci spiegasse perché non esiste nessun legame fra la batteriosi e il prodotto, perché qui attraverso l'aiuto di internet, ma è chiaro il gioco, no? Per pagarlo ancora di meno, già la coltura rischia di fare la fine del grano del tavoliere, che ormai è una coltura anche economica. Grazie. Faccio una premessa, non è noto scientificamente che una patologia possa passare dal mondo vegetale al mondo animale, la prima premessa. La seconda che le faccio, non sono patologo, però le posso dire che la xylella si ritrova nello xilema e non nei frutti. Il decorso è così rapido che la produttività degli alberi infetti è nulla, non si possono raccogliere olive da alberi che abbiano manifestato i sintomi perché la produttività crolla. Quindi abbiamo tre evidenze enormi del fatto che sia una bufala enorme, questo glielo confermo. Però c'è purtroppo chi specula, mi è capitato e poi il mio giornale l'ho anche riportato, ho scritto un pezzo, un noto esportatore pugliese di uva da tavola mi ha chiamato dicendomi che mi ha mostrato i documenti che un importatore della Giordania aveva preteso un certificato in cui l'esportatore, quindi questo pugliese, dichiarasse che quell'uva non avesse assolutamente nulla a che fare con la batteriosi. Allora, il discorso è un po' diverso allora rispetto all'olio. La cosa più scandalosa nel mondo dell'olio fu quando comparvero delle etichette spagnole con la scritta Xylella Free. Ecco, quello fu lo scandalo, penso, più grande. Il fatto dell'uva ha probabilmente una ragione differente. Si sa che la xylella non riguarda solo l'ulivo, ma potrebbe riguardare anche altre specie vegetali. E siccome in quel caso non si muove un prodotto di trasformazione, ma si muove del materiale vegetale con delle foglie, evidentemente l'importatore temeva che il vitigno potesse essere fonte, d'altronde è il motivo per cui... Lei è molto elegante nella motivazione, la realtà è un po' diversa. No, però... L'importatore faceva il suo quanto, mestiere, tentava la verità, di sfruttare il prezzo più basso. Quando del materiale vegetale attraversa le frontiere, la questione della quarantena è un aspetto delicato e forse la non... rigidezza nella verifica dei tempi di quarantena dell'Europa oggi ci sta facendo pagare questo prezzo. Si è speculato molto, io vorrei però dire ai pugliesi, in America per più di 100 anni hanno studiato il fenomeno della xylella senza trovare soluzioni. Una cosa che ho visto in Puglia è la resilienza del popolo pugliese che non si arrende e l'ho vista in due particolari soggetti, attori, i ricercatori che criticati, indagati, messi sotto accusa,
hanno di fatto condotto una ricerca che ha dimostrato qual era l'agente eziologico, qual era il vettore, e la ricerca ha avuto l'approvazione dell'EFSA, cioè il più grande riconoscimento scientifico che un ricercatore possa avere. E vi giuro che in termini scientifici è stato un percorso veloce, nonostante le pressioni di una magistratura che non ha agevolato. Dall'altro lato ho visto gli olivicoltori non arrendersi, e anche senza finanziamenti cercare una soluzione, per cui sono stati tentati gli innesti, si stanno cercando i semenzali, si cercano varietà resistenti, perché l'olivicoltore non sa vivere senza olive. E io penso che lì dove altri hanno fallito, forse i pugliesi potranno trovare una soluzione. A quel punto noi diventeremo non i salvatori della Puglia, noi diventeremo i salvatori del bacino del Mediterraneo, perché qui non hanno capito una cosa, che non è un problema nostro, salentino, è un problema che cammina e prima o poi toccherà anche altri, e se si troverà una soluzione qui, noi avremo salvato tutto il bacino del Mediterraneo, Nord Africa compresa. Quindi un applauso ai pugliesi. Insomma, lei quando condisce l'insalata, che cosa fa? Quale olio? Allora, vi dico qual è la mia filosofia. Non ho un solo olio a casa. Mi piace avere gli oli di tutte le varietà, almeno pugliesi, e poi qualche altra varietà italiana. Compro sempre olio in confezioni piccolissime, per un motivo. Il fatto di poter godere di una varietà di profumi, aromi, sapori, significa dover aprire parecchie bottiglie, no? Perché è inevitabile. Allora io sto comprando bottiglie da 250 ml, nel giro di 2-3 giorni a casa mia finiscono, e così ci divertiamo, perché c'è mia figlia che impazzisce per la peranzana, io magari più la peratina, a mio marito piacciono le note della cellina, a volte facciamo un mix, diventiamo noi i blender. Allora io ho notato che magari se faccio i finocchi al forno, mescolo un po' di coratina e un po' di peranzana, e da questo gioco innanzitutto i bambini imparano ad apprezzare l'olio quando è amaro il piccante, cioè a casa mia quando un olio è più piatto perché ce ne regalano, mia figlia fa passami quell'altro, perché non riconosce il sapore, no? È costretta a metterne tanto. Senta, professore, c'è chi sostiene in maniera spiritosa, però poi è un'affermazione che insomma è intrigante, che il carattere dell'olio così forte, no? Il profumo eccetera, ricalchi il carattere dei pugliesi, che hanno una grande determinazione, no? Ma io credo molto in questi aspetti, nel senso che le varietà che abbiamo sul territorio sono state selezionate in centinaia di anni proprio dal carattere pugliese, che ha avuto la pazienza di disseminare il territorio di 60 milioni di piante senza che esistesse una conoscenza precisa delle tecniche vivaistiche, e ha capito in quali areali c'era la varietà che meglio si adattava alle condizioni pedoclimatiche, per cui con una enorme differenza dal punto di vista geomorfologico e climatico noi siamo riusciti a creare una biodiversità enorme, veramente il paradiso terrestre dell'olivicoltura. Senza dubbio. Senta, allora, lei finalmente ha fatto chiarezza sul fatto che l'olio che pizzica non è affatto un olio. Voglio rispolverare quel termine che male si adatta a questo posto, però per rispolverare la cretinata che disse quello chef, non è difettato. Benissimo. Ma secondo lei sul piano commerciale, per andare incontro a una platea più vasta, quindi per conquistare anche chi non ha una grande cultura dell'olio e si avvicina per la prima volta, perché sappiamo che ci sono dei paesi che sono cosiddetti vergini, no, nel mondo, in cui si usa ancora moltissimo il burro, e bisogna conquistarlo. Allora lei crede che sarebbe auspicabile
un addolcimento dell'olio, o crede che invece l'olio pugliese debba continuare ad avere quel carattere? No, allora, c'è la terza possibilità. Oppure ancora che si debba aspettare prima di metterlo sul mercato perché perda quella cosa, perché come lei ha detto all'inizio si attendeva quel carattere, quella caratteristica va scemando man mano che l'olio si matura, no? Perché sono delle molecole delicatissime, cioè si ossidano, quindi noi le dobbiamo prendere subito. Questa riflessione apre un capitolo di cui non avevamo parlato. Io, Salvatore Camposeo, Bernardo De Gennaro, siamo il comitato tecnico scientifico.